Diego Tessa, titolare dell'azienda agricola Tessa Italo e Diego. Questa azienda alleviamo vacche da latte e per la produzione di latte destinato alla trasformazione in grana padano DOP. Noi alleviamo vacche e soprattutto di due razze, la Frisona italiana e la Pestata rossa italiana. La Frisona è una razza specializzata per la produzione di latte, mentre la Pestata rossa è una razza a duplice attitudine, in grado di produrre sia un buon latte con una buona qualità e anche carne. Siamo allevatori da tre generazioni, anche quattro forse. Mio nonno ha iniziato l'allevamento in questa piccola frazione di Tregnago ancora 60 anni fa, e poi è andato avanti mio padre con la professione dell'allevatore, e dal 2011 sono entrato in azienda io dopo aver conseguito il titolo di perito agrario, e ho continuato con il lavoro portato avanti insomma dalle generazioni precedenti. Insomma, è una passione che è nata fin da bambino, perché da bambino quando cominci a capire le prime cose da 2-3 anni che i miei genitori mi hanno portato in stalla e con i vitellini e così e tutto quanto, quindi è tutto un ambiente familiare per me, nel senso ogni animale ha una sua storia, ogni animale lo collego a me in qualche maniera, ecco. Fondi del GAL Baldo Lescini abbiamo costruito questa struttura destinata alla rimonta e alle vacche in asciutta. Abbiamo deciso di fare questo progetto e fare questa stalla nuova per dare più spazio agli animali, per dare più luce, per favorire il benessere animale, per la crescita anche delle giovani manze, che più spazio hanno e più insomma riescono nel loro percorso di crescita. Ci ha fatto molto comodo questo contributo per costruire questa struttura, innanzitutto perché il prezzo del latte sappiamo tutti che non è così alto e non è remunerativo, quindi fare certi investimenti se non hai un aiuto da parte di certi enti come il GAL è difficile farlo. Sinceramente è difficile farlo. Con il GAL Baldo Lescini ci siamo trovati bene fin dall'inizio, abbiamo ricevuto i soldi in due tranche e regolari, ci siamo trovati bene insomma. Ecco. Il futuro bisogna essere sempre positivi, io credo, nel senso non bisogna mai abbattersi e guardare sempre avanti. Comunque dobbiamo cercare di fare sempre un prodotto sempre più di qualità, sia il latte che la carne, e soprattutto che vengano valorizzati i nostri prodotti per quello che valgono.